È partita Vigolzone l'Estate Culturale 2020, un'iniziativa consueta che l'amministrazione comunale promuove con la collaborazione di diverse associazioni locali. Un interessante programma di eventi itineranti nel capoluogo e nelle frazioni che proseguirà fino a settembre e si comporrà degli spettacoli teatrali della rassegna L'ultima provincia il 25 agosto a Vigolzone e il 30 agosto a Carmiano, i momenti musicali con il tributo a Claudio Baglioni il 4 settembre a Vigolzone e dell'Appennino Festival il 20 settembre ad Albarola. A dare la possibilità alle persone dopo questo periodo negativo di poter vivere insieme, stare insieme, socializzare. Ritengo che siano dei momenti molto importanti. La stagione è partita con 3 serate cinematografiche. Per un mese rimarremo tranquilli perché la gente ha necessità anche di andare al mare. Spero e auguro a tutti di potersi concedere un periodo di vacanza e riprenderemo poi il 25 di agosto. Concluderemo la nostra estate culturale il 20 di settembre ad Albarola con l'Appennino Festival. Lunedì si è tenuto il primo appuntamento in Piazza Castello con il concerto lirico con le bellissime voci del soprano Anna Bordignon, del tenore Paolo Antonietti, al pianoforte il maestro accompagnatore Vito Lombardi. Nella stessa sera è stata inaugurata la 21ª edizione della collettiva di pittura e scultura che porta il nome di Stefano Fugazza e Paolo Perotti, a cura di Andrea Rossi, Oreste Grana e Fausto Bessi, nell'oratorio del castello della famiglia Landi di Chiavenna. La famiglia Landi ha sempre dato un aiuto al comune per poter fare questa mostra e direi che questa mostra, che è nata un po' in sordina, lentamente, pian piano, è diventata qualcosa di significativo, importante e molto gradita alla popolazione. Una mostra nata come concorso che nel tempo è diventata collettiva di successo di artisti locali ed internazionali. Quest'anno abbiamo raggiunto un numero molto alto di espositori, ci sono 22 espositori, di cui la metà vengono da fuori, Cortemaggiore, da Castel San Giovanni, dei vari posti. In più, volendo esagerare, siamo diventati internazionali perché abbiamo un ragazzo indiano che abita a Cortemaggiore, ma indiano abita qui già da una ventina d'anni, e il più giovane degli espositori, che ha 18 anni, che è argentino. La mostra sarà aperta nelle serate dell'estate culturale. Il programma completo sul sito del comune di Vigolzone.